la bocciatura della proposta della giunta regionale del punto della proroga per il punto nascite di Borgotaro da parte del Ministero della Sanità è una cosa gravissima. Non riguarda solo la sanità, che è importantissima anche da un punto di vista simbolico. Come si può vivere in montagna se non si può più nascere in montagna? Ma è anche il momento che dobbiamo farci sentire per davvero, senza nessun tipo di strumentalizzazioni politiche. La posta in gioco è il sistema sanitario nazionale, che lo si vuole scassare definitivamente per privatizzarlo e non avere opposizioni contro la privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Abbiamo i costi più bassi d'Europa sulla sanità, continuano a fare dei tagli, a usare dei termini obbrobriosi, come dire che meno di 500 nascite in un ospedale non sarebbero sicure. Queste sono delle sciocchezze da un punto di vista scientifico. Può essere sicurissima anche una sola nascita con i medici adeguati. Quindi ho scritto al Presidente del Consiglio Gentiloni, ho scritto al Presidente della Provincia di convocare l'Assemblea dei Sindaci, sono disponibile con i mezzi di cui sono capace, ma sicuramente mezzi politici, spero di bella politica, di far capire che la montagna non vuole morire definitivamente. È stata intrapresa una politica cosiddetta del carciofo, una foglia alla volta. Ci stanno togliendo tutto, stanno distruggendo i comuni, hanno distrutto la provincia, hanno tolto il corpo forestale dello Stato, distruggono i treni, distruggono tutti i servizi che sono in montagna e adesso sono arrivati anche a distruggere la possibilità di nascere in montagna.